Un allenamento congiunto sulla spiaggia per fare sport e allo stesso tempo rompere quel muro di silenzio che avvolge spesso le famiglie di giovani finiti nel tunnel della tossicodipendenza. L'iniziativa è in programma mercoledì 5 giugno alle 19.30 al Beach Stadium al Bagno Flora di Viareggio. Organizzato dal Viareggio Beach Soccer insieme all'associazione Val di Magra, sarà un test in famiglia tra la prima squadra bianconera e la Under 18, seguito da una cena di beneficenza, il cui ricavato sarà devoluto alla San Patrignano, comunità di recupero per tossicodipendenti. Non solo un sostegno economico alla ONG romagnola, ma un modo per diffondere tra le famiglie versiliesi una cultura diversa da quella della vergogna e del silenzio, come ci spiega per esperienza diretta Gianni Santini, tra i promotori di questa iniziativa, che parla apertamente dell'esperienza del figlio in comunità da 31 mesi. Ma il genitore a volte ha gli occhi tappati, a volte non vuol vedere la realtà, non per cattiveria, ma perché spera sempre di poter risolvere i problemi da sé. E invece bisogna affidarsi a delle associazioni preposte a questo tipo d'aiuto, come io, per esempio, noi ci siamo affidati all'associazione di Val di Magra, che non potrò mai finire di ringraziare, perché sta dando a mio figlio la possibilità di rinascere un'altra volta. E quindi bisogna questa manifestazione, questa nostra volontà di porre in vetrina i nostri problemi, le nostre problematiche, è per dare fiducia a qualche famiglia che magari inconsapevolmente pensa di far bene, ma invece non fa altro che far del male. Un'iniziativa che conferma anche il valore sociale dello sport. Qua sulla spiaggia vedremo una cosa che secondo me è a completamento dell'operazione che noi stiamo completando da ormai da 15 anni, dal primo memory al Matteo Valenti. Tenere lontano i ragazzi dalle cose che non sono sport.